ci troviamo in via Concino, Concina numero 19, è un'altra sede di Futurabile, un altro degli ambulatori dell'Istituto di Agazzi. In particolare, che cosa svolgete in questo ambulatorio? Allora, nell'ambulatorio Futurabile svolgiamo attività di riabilitazione abilitativa, logopedia, neuropsicomotricità e percorsi psicoeducativi per i disordini del neurosviluppo, quindi si va dal disturbo dello spettro autistico, le disabilità intellettive, ma anche disturbi di linguaggio, dell'apprendimento, disordini neurologici, problemi del comportamento. Per quanto riguarda invece in questa sede particolare, perché voi l'avete creata e la state allestendo, diciamo così, con un obiettivo. Sì, questa sede è stata molto voluta da tutti quanti noi. Sono ormai un po' di anni che cerchiamo di aumentare le dimensioni del nostro ambulatorio e di creare uno spazio dedicato ai ragazzi più grandi. Quindi questa sede di via Concino Concini nasce proprio per loro, per poter trasferire qui, rispetto al lavoro che facciamo in via Chiarini, i ragazzi che sono ormai alla scuola media, alla scuola superiore e che fanno interventi che noi chiamiamo interventi di tipo psicoeducativo. Sono interventi fatti dalle psicologhe del nostro ambulatorio, abbiamo un'equipe di psicologhe formate a tutto campo per il trattamento di questi ragazzi, e l'intervento che viene fatto è finalizzato ad aiutarli ad acquisire competenze per il vivere quotidiano, Quindi per la vita indipendente. per la vita indipendente. Logicamente tutto tarato sulle varie problematiche e sulla tipologia di bambino, perché si va da quelli che lavorano sull'acquisizione di autonomie, nel muoversi fuori, nell'andare a fare delle piccole spese, avvicinarsi al mondo del lavoro, a bambini in cui si lavora ancora sulle autonomie personali di base.